concluso l'incontro esplorativo tra gli ambasciatori del Partito Democratico e i rappresentanti del Movimento 5 Stelle al Senato. Nell'incontro, durato poco più di mezz'ora, i rappresentanti dei due schieramenti politici hanno discusso sull'impostazione del metodo di lavoro parlamentare. All'uscita nessuna dichiarazione, annunciata soltanto la registrazione di un video bollettino da parte del 5 Stelle per spiegare i contenuti dell'incontro. Un incontro che posso definire positivo, c'è stata una condivisione dell'obiettivo generale, quello di mettere in moto la macchina del Parlamento con le sue articolazioni, un percorso lungo e nuovo, commenta così l'incontro Luigi Zanda del Partito Democratico. Smentite invece le voci su una possibile richiesta da parte dei 5 Stelle della presidenza di Montecitorio, voce che la capogruppo alla Camera Lombardi commenta così: siamo la prima forza politica alla Camera, quindi ci aspettiamo che il voto dei cittadini venga rispettato. Il nostro compito non prevede alcun tipo di trattativa, ma è un compito che ha una natura esclusivamente ricognitiva. È iniziato con l'incontro con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che sono venuti qua in Senato ed abbiamo avuto con loro un incontro che è terminato da poco. Vedremo questa sera alle 19.30 una delegazione del PDL. Il Presidente Monti ci indicherà, siamo d'accordo che ci indicherà oggi pomeriggio, le modalità con cui potrà venire un incontro con i parlamentari che fanno a lui riferimento. Poi vedremo la Lega Nord giovedì mattina e faremo poi un punto con i due partiti che fanno parte della coalizione assieme al PD.